Diamo il benvenuto al Caorle Film Festival a Paolo Maggi, regista e co-sceneggiatore del documentario La Zona. Intanto Paolo ti do il benvenuto. Grazie. E ti chiedo quali sono state le tue prime impressioni sul Caorle Film Festival. Ah, impressione positivissima, bella accoglienza per le persone, Bello. A cioè, Caorle ci sei mai stato? No, a Caorle non ci sono mai stato, penso ci ritornerò, magari in una stagione un po' più calda. E niente, no, ho visto molta bella gente, nel senso di sì, che si crea, ci si può comunque, confrontare. Esatto, certo. C'è confronto, c'è socialità, insomma, non sempre nei festival c'è questo. E quindi, bello, sono contento. Ma devo dire che questo qua è anche un po' uno dei nostri punti di forza qui a Caorle. Parlaci un po' di questo documentario, La Zona, di che sì. Cosa parla in poche parole? Allora, La Zona parla di, diciamo, riqualificazione dal basso e attraverso l'arte di quartieri, nello specifico di una periferia di Bologna, Corticella, dove un'associazione, l'associazione Serendippo, a presidente Ettapolico, aveva chiamato una ventina di artisti per disegnare un centro civico a Corticella. Centro civico da poco intitolato a un partigiano della zona e che era un po' stato il punto di riferimento, diciamo, di questo quartiere, fino a non aver subito anche lui il cosiddetto abbandono delle periferie, diciamo, col tempo. Per cui l'intenzione dell'associazione era appunto riqualificarlo, riabbellirlo, eccetera, attraverso la street art. Quindi sono andato a documentare tutto insieme alla mia collaboratrice Giulia. Siamo stati a contatto con gli artisti per una settimana intera, dormendo con loro in una palestra che ci aveva dato l'associazione, e ho documentato quindi incontri, scontri con cittadinanza, con gli anziani che magari non capivano la street art. Che cosa ti ha spinto a fare questo documentario? Perché hai scelto questo argomento e quali sono le difficoltà che hai riscontrato nella produzione, nella realizzazione del progetto? Allora, l'idea di fare il film è nata durante le riprese, nella seconda settimana. Io inizialmente sono andato là per fare un reportage, per cui ero stato chiamato dall'associazione e doveva essere quello il mio lavoro. Dopodiché ci dicono: vieni in centro lunedì che tre artisti faranno un muro anche lì a fare due riprese, così. Quindi sono andato con l'intenzione di fare due riprese. È successo il panico. Subito, appena messo piede in centro, panico di tutto e di più, e quindi lì è nata l'idea del film, perché non era più un semplice reportage, stava diventando... Ma stai documentando qualcosa di diverso. Sì, stava diventando qualcosa di diverso, che dava anche più senso poi alla prima parte. Quindi diciamo che è stata nell'ottica di film. Una produzione involontaria, in realtà ti sei trovato all'occasione e l'hai esattamente sfruttato. Ma anche come è stato realizzato, generalmente ci si documenta, si va in un posto, si prendono appunti, poi si torna, si gira qualcosa, poi continua a documentare. È nato tutto al contrario, cioè io di street art non ne sapevo niente, sono andato per fare un reportage e lì mi sono ritrovato a essere personaggio io stesso. Cioè, ho sempre avuto il dubbio se mettermici come personaggio, perché generalmente non si fa. No. L'autore dovrebbe stare al di sopra di quello che succede e documentare. Invece poi divento personaggio. Nello specifico l'ho voluto, perché ho cercato anche io un pochino di entrarci. Più che di entrarci, ho cercato un po' il conflitto, quindi di prendere tutto il più possibile, soprattutto in quel momento. E quindi rimettendoci anch'io. Non so se spoilerare troppo, però vabbè. Vabbè, lasciamo che se lo vadano a vedere, no, questo dubbio, documentario. Esatto, cosa succederà. Senti Paolo, io ti ringrazio per essere stato qui con grazie noi e speriamo di ritrovarti. Magari avrai un'altra fortuna il prossimo anno qui al Caorle Film Festival. Grazie. Magari fra due anni, non so se con i budget si riesce a fare tutta questa produzione. Grazie Paolo. Grazie a voi.